Buongiorno, benvenuti e bentrovati sul mio canale Anna Vanilla Sky. Anche quest'oggi sono pronta per un interessantissimo video su un caso molto particolare. Ricordatevi sempre di iscrivervi al canale e per chi volesse saperne di più, al termine del video c'è sempre un elenco di libri, di titoli. Allora, quest'oggi voglio parlarvi del caso dello smemorato di Collegno, che è un caso giudiziario tutto italiano e riguarda appunto la perdita di memoria, l'amnesia subita da un uomo che è stato poi ricoverato, portato nel manicomio di Collegno. Allora, tutto inizia nel marzo del 1926, quando al cimitero di Torino, nell'area, diciamo, ebraica, scompaiono alcuni vasi, c'è il furto di vasi. E un giorno il custode nota un personaggio un po' losco che si aggira proprio in quell'area del cimitero, che quindi desta molti sospetti. Tra i due nasce un alterco che si trasforma poi in una colluttazione e nel mentre di questa colluttazione dal giubbino dell'uomo scende un vaso che cade in terra e si rompe. Quindi il custode capisce che è lui il colpevole di tutti quei furti. E chiama quindi la polizia, l'uomo viene arrestato, ma appariva come una persona molto disturbata, a parte il fatto di essere molto arrabbiato, di aver tentato anche la fuga, però sembrava dimostrare anche degli istinti suicidi e una personalità psicotica, tant'è che non si è riusciti lì per lì a stabilire l'identità di quest'uomo, cioè quest'uomo non ha rivelato la propria identità. Venne portato quindi in questura, venne fotografato, gli vennero prese le impronte digitali. Questo è molto importante, ricordatevelo poi. E nelle tasche gli furono trovati alcuni oggetti, pochi, ma anche una lettera, una cartolina. Una cartolina con dietro la scritta di un bambino che diceva: "Al mio caro babbo, accetta gli auguri di un buon giorno onomastico che di cuore ti invia il tuo affezionatissimo Giuseppino." Tenetevi a mente questo nome anche. Tenetevi a mente un po' di cose, che è un caso un po' curioso e intricato. Dopo quindi una visita medica, l'uomo fu ricoverato nel manicomio di Collegno, nel manicomio di Collegno e il 2 aprile del 26 il tribunale dispone l'internamento definitivo. Non era una disposizione strana per l'epoca, perché era abbastanza facile finire internati in un manicomio. Bastava che ci fosse uno stato di urgenza, di necessità e pochi documenti. E poi non dimentichiamoci che dopo la fine della Prima Guerra Mondiale c'erano anche molte persone che si ritrovavano spaesate, che non sapevano dire la propria identità. Quindi, insomma, in quegli anni ci si andava abbastanza leggeri. E infatti c'era anche una legge, disposizioni sui manicomi e sugli alienati, e che finivano appunto in un reparto psichiatrico. Per riuscire però a identificare l'uomo, gli addetti della casa Collegno fecero pubblicare un annuncio con una fotografia su due giornali. La domenica del Corriere del 6 febbraio 1927, perché nel frattempo è passato un anno da che avevano arrestato l'uomo al cimitero, che era marzo del 26, siamo già arrivati a febbraio del 27, e anche sull'Illustrazione del Popolo del 13 febbraio del 27. E questo annuncio diceva: "Chi lo conosce?
Ricoverato il giorno 10 marzo 1926 nel manicomio di Torino, casa con legno, nulla egli in condizione di dire sul proprio nome, sul paese d'origine, sulla professione, parla correttamente l'italiano, si rileva persona colta e distinta dell'apparente età di 45 anni. E sul quotidiano La Stampa del 6 febbraio del 27, quindi tutto in quei pochi giorni lì, fu pubblicata un'intervista tra lo smemorato di Collegno e il giornalista Ugo Pavia, che poi seguirà tutta la vicenda. E Ugo Pavia si lascia suggestionare da questa barbetta dello smemorato, quegli occhi chiari, penetranti, e crede di vedere in lui lo zar Nicola II Romanov, ma questa sua ipotesi rispondeva a una congettura che era abbastanza di moda all'epoca, cioè quella di credere che lo zar Nicola II Romanov si fosse in realtà salvato e fosse nascosto da qualche parte. Quindi Pavia crede di vedere lo zar in esilio nello smemorato di Collegno. E queste fantasie poi porteranno anche alla pubblicazione del romanzo Lo zar non è morto da parte del gruppo dei Dieci, di cui faceva parte anche il futurista Tommaso Marinetti, quindi era proprio di gran moda questa ipotesi all'epoca. Dopo gli annunci passano dei giorni e diversi inviarono lettere a Casa Collegno, al manicomio, per dire che in quella fotografia mostrata nell'annuncio gli sembrava queste persone di riconoscere il professor Giulio Canella, nato a Padova il 5 dicembre del 1882, laureato in filosofia, uomo quindi molto colto, teneva conferenze, pubblicava libri, ha anche fondato la rivista di filosofia neoscolastica e nel 1913 si è sposata con Giulia Canella, che era la figlia di un suo cugino che era un ricco possidente in Brasile. Infatti Giulia Canella era nata a Rio de Janeiro. Quindi il professor Giulio Canella sposa Giulia Canella e dal loro matrimonio nascono due figli, Margherita e Giuseppe. Andò sotto le armi nel 1905, fu richiamato nel 1915, venne esonerato, ma venne richiamato nel 1916 e venne dato per disperso in Macedonia durante un'operazione bellica in Macedonia. Allora Giulia Canella viene avvertita di questo ritrovamento e si reca subito al manicomio di Collegno e dice, riconosce in quello smemorato suo marito e dice: dopo i ripetuti assaggi pure ai familiari che sia venuto il momento di chiamare la moglie a risolvere il dubbio. Ah, ho letto male. Dopo i ripetuti assaggi, pare ai familiari che sia venuto il momento di chiamare la moglie a risolvere il dubbio, perché fino ad allora la moglie non era ancora stata interpellata. Viene essa e da uno spioncino esamina lo sconosciuto. In un primo impeto esclama: Dio quanto è invecchiato! Poscia è introdotta, pettinata e vestita, come al momento dell'ultimo addio al marito, per il corridoio, e come lo sconosciuto passa, essa dà un grido, lo riconosce, si getta di lui ginocchia e lo abbraccia. È lui, esclama, è la rivelazione. Gravi dubbi di vario genere sorsero anche subito dopo, ma l'idea della sua identità si era fissata in lei così da resistere a ogni critica. Nessun'altra riflessione potrà più sradicarla. Quindi Giulia Canella è convinta che quell'uomo sia suo marito disperso, Giulio Canella, e dice anche che la cartolina illustrata con la scritta di bambino dietro firmata il tuo Giuseppino l'avrebbe scritta proprio il figlio Giuseppe durante gli anni della guerra,
dandola, affidando questa cartolina ai membri della Croce Rossa che l'avrebbero poi consegnata a Giulio Canella. Ma delle indagini successive in realtà hanno poi dichiarato che quella lettera, che quella cartolina in realtà venne scritta nel 1920, cioè a guerra già terminata, quindi quello che ha detto Giulia Canella non era corrispondente al vero, perché se dice che il bambino l'ha scritta quando il padre era in guerra, in realtà la lettera è stata scritta quando la guerra era già finita. Però il 2 marzo del 1927 l'uomo ormai considerato Giulio Canella viene rilasciato e se ne torna a casa con la moglie ritrovata Giulia Canella. Ma questo accade il 2 marzo del 27, ma il 7 marzo del 27, pochissimi giorni dopo, al manicomio di Collegno arriva una lettera anonima che dice di riconoscere in quell'annuncio la figura di Mario Bruneri, nato a Torino nel 1886 e che in gioventù era un tipografo, si era sposato con Rosa Negro, da cui ebbe un figlio di nome Giuseppe, anche se i due poi si sarebbero lasciati. Chiamato alle armi nel 1915, fu poi congedato nel 18, quindi lui torna dalla guerra, non è un disperso di guerra. Però fu arrestato, incarcerato, processato varie volte per dei reati che lui aveva commesso. E sentite che reati! Nel 23 sottrasse 10.000 lire e lasciò Torino con l'amante Camilla Ghedini. I due si trasferirono a Genova e lui prese il nome di Raffaele La Pegna fino al 1925. Praticamente i reati consistevano in truffe e false identità, quindi era un uomo avvezzo a prendersi false identità. In seguito poi si recò a Milano col nome di Adolfo Mighetti, poi ritornò a Torino nel 26 col nome di Ziolfo Mighetti. Riferì la Ghedini, cioè la sua amante, che il 10 marzo del 1926 il Bruneri la lasciò, cioè uscì di casa, dicendole che si recava al cimitero e fissandole un appuntamento nello stesso giorno. E il nostro smemorato dove è stato trovato? Al cimitero di Torino. Per quindi verificare questa nuova identità, subito l'ipotetico Giulio Canella viene richiamato con una scusa, convocato a Torino, con la scusa che non erano stati dati permessi dall'autorità giudiziaria per il suo rilascio. A Torino fu riconosciuto come Mario Bruneri dai suoi familiari, dalla moglie Rosa Negro, dal fratello Felice Bruneri, e che quando lo vide gli disse: Mario, Mario, non ostinarti in questo contegno, dici qualche cosa, non è possibile che tu non senta qualche affetto per la famiglia, noi ti perdoniamo, ti cercavamo da anni, pensa che ti aspetta la nostra vecchia mamma. Ma quello niente, persino l'amante lo riconosce. E questo è il comunicato ufficiale dell'11 marzo del 27. Ho fatto il giro dei giornali della penisola. Oggi sto leggendo veramente. Ha fatto il giro dei giornali della penisola la notizia secondo la quale un ricoverato del manicomio di Collegno, quale presunto affetto da amnesia, era stato identificato e riconosciuto per il professor Giulio Canella di Verona, ritenuto disperso in combattimento contro i bulgari presso Monastir nel 1916. Le indagini eseguite hanno rivelato trattarsi invece di un emerito simulatore identificato nel pregiudicato Mario Bruneri, tipografo da Torino, ricercato per condanne subite per truffa e ancora da scontare. L'identificazione riposa su dati scientifici e da confronti di segni caratteristici e da ricognizione di congiunti e conoscenti. Della vicenda si occupa attualmente l'autorità giudiziaria. Quindi
ai primi di marzo, è grazie ad alcune foto che i familiari di Giulia, i familiari Canella avevano dato, avevano messo a disposizione, e il confronto di immagini che aveva invece scattato, di foto scattate all'interno del manicomio di Collegno, tramite il confronto fra queste due foto fu possibile evidenziare delle tratti caratteristici che discostano un po' la figura dello smemorato di Collegno da quella del professor Giulio Canella. Per certe caratteristiche dell'orecchio sinistro, si vede che Canella aveva un orecchio sinistro con dei segni particolari, ma anche le impronte digitali, perché appunto quando nel marzo del 26 lo smemorato è stato tratto in questura, vi ricordate, gli sono state prese le impronte digitali e sono state confrontate con delle altre impronte digitali, se mai ce ne fossero, ma non è risultata nessuna identificazione. Questo perché Giulio Canella non era un ricercato, quindi non gli erano mai state prese le impronte digitali, ma Mario Bruneri invece sì, gli erano già state prese dalla questura di Torino, ma non erano state inviate al centro a Roma, dove c'era, diciamo, un archivio di impronte digitali. Ed è per questo che quando nel 26 lo smemorato viene preso, gli vengono prese le impronte, non viene trovata corrispondenza, semplicemente perché quelle del Bruneri non erano state comunicate, erano state trattenute lì nella piccola questura di Torino, e quindi l'archivio non sapeva dell'esistenza di queste impronte digitali, perché dal confronto fatto per indice, medio e anulare della mano destra dello smemorato risulta trattarsi di Mario Bruneri. Ma quindi Mario Bruneri deve ancora scontare però le sue pene, e quindi in vista di questa nuova identificazione l'uomo fu portato, riportato in manicomio, e nel maggio del 27 il tribunale nomina un perito psichiatrico, Alfredo Coppola, affinché decreti se quest'uomo è un disturbato, se soffre di amnesia, se può trattarsi o meno del Bruneri, e Alfredo Coppola stabilisce al termine della sua perizia psichiatrica che lo sconosciuto è Mario Bruneri, che non ha mai sofferto di nessun tipo di amnesia, che non ha intenti suicidi e che l'amnesia era simulata, quindi. E comincia tutta una vicenda giudiziaria, perché i familiari, ciascuna famiglia, sia quella dei Canella sia quella dei Bruneri, ognuno vuole lo smemorato per sé. Nessuno rinuncia a questo smemorato, quindi dato che per il tribunale quello sarebbe Mario Bruneri, il 20 settembre del 27 furono quindi notificati allo smemorato tre ordini di cattura che risalgono al 22 e al 26, e viene dichiarato in arresto e in custodia del manicomio. Però il collegio giudicante, stabilendo che l'identificazione del Bruneri non era ancora terminata e in base al principio del indubio pro reo, dichiarò non applicabili gli ordini di cattura. E nei giorni successivi sia Giulia Canella sia i familiari di Bruneri fecero richiesta per il rilascio e l'affidamento dello smemorato, che però venne affidato all'avvocato Zanetti, che poi non si capisce perché lo dà a Giulia Canella. A gennaio del 28, siamo arrivati al 28, la famiglia Bruneri cita in giudizio lo sconosciuto perché venisse identificato come Mario Bruneri, e il Tribunale Civile di Torino respinge la richiesta di nuovi accertamenti di Giulia Canella, stabilendo che quell'uomo è Mario Bruneri. Lo sconosciuto di Collegno, lo smemorato, però, va in appello dichiarando di essere Giulio Canella. Lui alla fine si è ricordato di essere Giulio Canella, e richiese anche l'intervento della madre di Bruneri, che era Eugenia Mantot, e del figlio di Bruneri, Giuseppe Bruneri. Il 24 marzo del 1930, quindi sono passati 4 anni dall'arresto dello smemorato, la prima sezione della Corte di Cassazione
annulla però la sentenza della Corte di Torino, quindi dice no, non è Brunieri. Gli atti passano poi alla Corte d'Appello di Firenze, che nel 31, siamo arrivati al 31, conferma che invece quell'uomo è Brunieri, conferma quindi la prima sentenza avvenuta a Torino. E le prove presentate per l'identificazione riguardano soprattutto il mancato riconoscimento di Giulio Canella, di Padre Gemelli e Giuseppe Dalla Torre, che avevano lavorato a lungo nella rivista filosofica con il Canella, e dicono no, quell'uomo non ci sembra Giulio Canella, nonostante la moglie si ostini a dire che era lui. Anche l'altezza dello sconosciuto non torna, perché Brunieri era alto esattamente come lo smemorato di Collegno, Canella era 5 centimetri più alto. Anche l'attaccatura dei capelli non regge, cioè Giulio Canella non ha la stessa attaccatura di capelli. Inoltre Brunieri era stato operato ad una costola, e infatti lo smemorato di Collegno riporta proprio una cicatrice dove Brunieri aveva subito l'operazione, mentre invece Giulio Canella sotto i baffi avrebbe avuto un neo che però lo smemorato di Collegno non ha. Gli abiti anche indossati dallo sconosciuto sono stati riconosciuti come appartenenti al Brunieri. La cartolina in possesso dello sconosciuto era stata scritta dal figlio di Brunieri, Giuseppe, tramite una perizia calligrafica si era arrivati a stabilire questo. E lo sconosciuto poi non aveva una conoscenza approfondita del latino come invece doveva averla il professor Giulio Canella, perché ad esempio nella frase in hoc signo vinces, cioè con questo segno vincerai, lui scriveva vincos, quindi non aveva proprio questa competenza così attiva del latino. La grafia dello sconosciuto era molto simile a quella del Brunieri, e in alcune lettere scritte a Giulia Canella lo smemorato utilizzava delle frasi che aveva utilizzato già certe volte, in certe occasioni, Mario Brunieri. Ma la difesa dello smemorato di Collegno si basa su una congettura un po' rocambolesca, diciamo così, perché secondo la difesa, quel giorno di marzo del 1926 sono state arrestate due persone. Una per furto, cioè il Brunieri. Quindi quello preso al cimitero sarebbe davvero il Brunieri. E una perché insana di mente, e questo sarebbe stato Canella, che forse dopo essere stato disperso in guerra era confuso, non sapeva più chi fosse. Quindi sono state prese le impronte digitali, sono state fatte le foto segnaletiche, il Brunieri poi si sarebbe allontanato dalla questura con i vestiti del Canella, quindi il Canella si sarebbe rivestito con i vestiti del Brunieri, e quindi da lì sarebbe nato questo intoppo dell'identificazione Brunieri o Canella. Ma in realtà questa è proprio una congettura falsa, perché viene confermato che quel giorno venne arrestata una sola persona e non due, e quindi l'arrestato al cimitero e lo smemorato via di testa sono la stessa persona, quindi cade questa congettura della difesa. Brunieri quindi fu arrestato definitivamente il 5 giugno il 5 giugno del 31, e venne condotto in carcere per fargli scontare tutte le pene che non aveva scontato, e fu però presentato un ricorso contro questa sentenza da parte della Giulia Canella, che però venne rigettato. E nel 32 vennero presentate anche due domande di grazia. L'8 gennaio Giulia Canella si appella alla regina Elena. Invece l'11 gennaio del 32 la famiglia Brunieri si appella alla clemenza del re Vittorio Emanuele III. Ognuno voleva la grazia per il proprio congiunto, perché le famiglie erano ostinatissime. La Giulia Canella continuava a dire che quello era suo marito e i Brunieri continuavano a dire che quello era Mario Brunieri. Nel corso del 32, poi, in seguito all'amnistia, la pena del Brunieri fu ridotta
e così fu liberato nel 1933. 5 minuti dopo, Mario Bruneri sale col professor Renzo Canella e Peppino Canella le scale del commissariato di pubblica sicurezza. Cioè, quindi lui era stato considerato Mario Bruneri, sconta la sua pena e al termine chi c'è ad andarlo a prendere? La famiglia Canella. Qui deve firmare il foglio di via obbligatorio, una pura formalità, visto che il Bruneri farà il viaggio fino a Verona a bordo di una comoda automobile. Quando giunse il momento della firma, debbo firmare col nome di Bruneri? Chiese questi di scatto. Il funzionario risponde di sì. E allora Bruneri si mette gli occhiali e si abbassa sul foglio dicendo: firmo col nome di Bruneri, ma ricordatevi bene che sono Canella. Quindi, tra il 28 e il 31, poi, Giulia Canella aveva avuto 3 figli dallo smemorato di Collegno, oltre ai 2 che già aveva, Margherita e Giuseppe, ne ha avuti altri 3, che sono stati iscritti all'anagrafe col cognome di Canella, che comunque era anche il cognome della madre. A settembre del 31, quindi, i 2, Canella e il supposto Bruneri, fanno richiesta di un passaporto per trasferirsi in Brasile, che però non viene rilasciato perché Canella è condannato. Canella barra Bruneri. Poi, quando lui sconta la sua condanna, riescono a lasciare l'Italia a bordo del transatlantico Biancamano, insieme quindi ai 5 figli. In Brasile, Bruneri si fece scrivere all'anagrafe come Giulio Canella, impara il portoghese e, udite udite, comincia a intrattenere conferenze filosofiche, conferenze di morale, i temi proprio forti del professor Giulio Canella. Scrive anche delle lettere a Papa Pio XI, ottenendo risposte e con tanto di benedizione. Cioè, quindi il Bruneri si impossessa totalmente della vita del Giulio Canella, è all'altezza di intellettiva di svolgere quel ruolo di emerito professore, insomma. E da qui quindi la trasformazione è attuata dal delinquente Bruneri al professore cattolico Giulio Canella, sembrerebbe. E Bruneri barra Canella muore a Rio de Janeiro l'11 dicembre del 41 e nel 70 la Chiesa ha riconosciuto l'identità del Bruneri in Giulio Canella e quindi ha fatto in modo anche di considerare legittimi i 3 figli avuti dalla coppia. E Giulia Canella morirà nel 77. Ma il caso Bruneri-Canella è stato presentato come un mistero anche in tempi recentissimi, perché nel marzo del 1960 il fratello di Mario Bruneri, Felice Bruneri, ha dato alle stampe la lettera che la madre avrebbe scritto al figlio Bruneri mentre era in manicomio e anche una lettera scritta da Giulio Canella alla famiglia Bruneri nella quale diceva per carità di non riconoscere il loro congiunto che gli avrebbe dato una ricompensa, però Giulia Canella ha sempre smentito di aver scritto questa lettera. Anche il programma televisivo Chi l'ha visto si è occupato di questa questione ben 2 volte. Una volta nel 2009, quando affidò a Iris le lettere inviate da Canella alla moglie mentre era in guerra e le lettere scritte dallo smemorato durante la detenzione in carcere, ma l'assenza di DNA di Canella ha reso problematica l'identificazione. E nel 2014 invece fu presentato alla famiglia Canella il risultato del DNA, perché finalmente si è fatto un DNA, un confronto DNA tra un figlio accertato del Canella, quindi uno dei 2 figli avuti
No, non i figli. Un discendente accertato di Giulio Canella, che era il nipote Giulio, che lì si chiamano tutti Giulio e Giulia. E quindi viene fatto un confronto tra il nipote di Giulio Canella, Giulio Canella, e invece il figlio dello smemorato di Collegno Camillo, e da questo confronto del DNA tra i due venne fuori che lo smemorato non era Giulio Canella, era il Brunieri, quindi la questione è terminata con il DNA, con lo studio del DNA, insomma, lì non c'era più niente che potesse tenere, non erano più ormai ricostruzioni soggettive, ma c'era una valenza scientifica in tutto ciò. Lo smemorato di Collegno non era Giulio Canella, era Mario Brunieri. Ma cosa dice la psichiatria in tutto ciò? Allora, la psichiatria considera questo come un caso di amnesia di identità, però ci sono dei dubbi, Cristoforo Colombo, perché non si sa fino a che punto questa amnesia ci sia stata, se poi fosse vera o fosse tutta una montatura. Non si è riusciti bene a capire, insomma, se sto smemorato di Collegno era realmente convinto di non sapere chi lui fosse o se stesse solamente fingendo, o magari che per un certo periodo non sapeva di chi lui fosse, ma poi se n'è ricordato e l'ha taciuto. Ma perché l'ha taciuto? Perché se lui a un certo punto si è ricordato, ha fatto finta. E visto che è stato accertato che lui fosse il Brunieri, perché ha fatto finta di essere il Giulio Canella, anzi voleva essere il Giulio Canella. Secondo la psichiatria questo è successo perché lui, acquisendo una nuova identità, si è liberato da tutti i pesi, le responsabilità, sia come figlio, sia come padre, sia come delinquente anche, si è liberato da tutta quella vita che a lui evidentemente pesava, non piaceva. Ma non sapeva più come uscire da quel cortocircuito che l'aveva investito e quindi ha colto l'opportunità di una nuova vita, diventando il benemerito professore Giulio Canella. Ok, quindi la psichiatria spiega benissimo perché lui abbia finto di essere un'altra persona. Ci sta, ci potrebbe anche stare come ragionamento, ma sta Giulia Canella che vede il marito in una persona che non è suo marito, perché lo fa? Qual è il vantaggio? Allora, la psichiatria spiega anche questo dicendo che si tratta di un caso di psicosi e quando una persona soffre di questo tipo di disturbo chiamato sindrome di Fregoli o Fregoli, non so, che è il nome di un attore di varietà e trasformista. E questa sindrome si basa sul fatto che una persona che soffre di questa sindrome vede un oggetto, un corpo, in questo caso una persona, e trasferisce su questa persona le caratteristiche del soggetto. Che lei in questo caso sta cercando. Quindi, quando questa identificazione viene fatta, anche se poi ci sono cose palesemente diverse, contraddizioni o cose anche fisiche differenti, non importa niente, perché ormai nel cervello dello psicotico l'identificazione è stata fatta e rimarrà così per sempre. Cioè, potrà succedere qualsiasi cosa, ma questa persona vedrà nell'altra l'oggetto del suo riconoscimento. E quindi è per quello che Giulia Canella dice, si ostina a dire che quello è suo marito, non finge. Lei è davvero convinta che quello sia suo marito, l'ha talmente cercato, l'ha talmente desiderato sto ritorno, si è talmente disperata per questa mancanza che ha visto in quell'uomo il marito, anche se non era il marito. Anche il cinema si è occupato del caso dello smemorato di Collegno e ad esempio col film Un caso famoso di Curtis Bernard del 1938, che è un film francese che è stato poi rifatto sia in Inghilterra sia a Hollywood. E poi abbiamo anche Lo smemorato di Collegno di Corbucci con Totò che è del 62, anche se la trama è vagamente ispirata a quella dello smemorato di Collegno.
Questo è un caso curiosissimo, il mio video termina qui, se avete altro da dire scrivetelo nei commenti e noi ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Ciao!